Ma pensa a quelli coi coltelli come fanno. Juggling 1, 2 e 3. L'idea è questa, che parte prima semplicemente da una pallottola, poi da una mano all'altra. Quando poi uno ha abbastanza feeling con una palla, inizia a tirare 1, 2. E questo già inizia a essere un po' meno complicato. Cioè. Problema numero uno è che quando lanci qualcosa ti viene da acchiapparla, non ti viene da prenderla e rilanciarla. Il secondo problema è più subdolo e bastardo. Pensaci un attimo. Ogni volta che sbagli è questa sensazione del fallimento, però ti aiuta a capire che il fallimento fa parte del processo. Cioè tu non puoi iniziare a lanciare queste palle se pensi che non sbagli mai. Però qualcosa ho capito. La storia, peraltro, del juggling si perde nelle volte dei tempi. Negli antichi romani, greci, nei geroglifici egiziani, tu trovi gente che fa juggling, chiaramente non con queste palle professionali che uso io. È sempre stata un'arte di intrattenimento che in un qualche modo stimola la fantasia. E oggi qua, peraltro, registriamo in un posto storico a Brighton, che è l'Engineering, dove avevano queste mega pompa di acqua a carbone per pompare l'acqua in tutta Brighton. E qua appunto veniva messo dentro il carbone e c'era tutta questa importanza di avere una grande grossa tecnologia per riuscire a portare tutta l'acqua in giro. La comprensione della storia è sempre importante, perché nel momento in cui capisci che qualcosa c'è dalla notte dei tempi, un motivo ci sarà. Devo stare più basso e poi è questo ritmo qua da prendere. Sì. Il vero motivo per cui mi sono messo qua a fare questa roba del juggling è che non sono particolarmente bravo a essere aware del contesto, come si dice in italiano. Non ho quella grande percezione rispetto a quello che mi sta intorno. La mia dolce metà dice sempre: ecco, ma come non ti sei accorto che c'era quella pentola lì davanti? No, non me ne sono accorto. E allora l'idea è quella di utilizzare questa giocoglieria con tre palle. Poi insomma ho visto gente che fa dei record con 5, 7, 10, 12, 25, 25.000, e effettivamente devo dire che ti aiuta ad avere una visione più consapevole del contesto intorno a te, e questo devo dire è un ottimo effetto collaterale del juggling. Inizio a avere molto più feeling e appena lo dico, porco cazzo, non riesco più a palleggiare. È un misto tra stare fermo praticamente e stare in totale movimento. Ogni volta che uno fa questo juggling si domanda se allora diventa più bravo a fare multitasking, perché devi fare più cose contemporaneamente. Facciamo questa riflessione: da un lato è vero che fai più cose contemporaneamente perché non è facilissimo tenere in piedi tutto, però in fondo stai facendo una cosa sola. Questa è la cosa interessante. È un finto multitasking dal mio punto di vista. Ti concentri sul tirare in aria queste pallozzole. That's it. È una cosa su cui ti devi concentrare. Come diceva zia di Goldrake, o chi l'abbia detta sta frase, il juggling è l'arte di tirare cose per aria e non preoccuparti poi se tornano indietro oppure no. Cioè, il mio figlio di 13 anni, gli ho spiegato come fare in 10 minuti. Praticamente era già perfetto. Incredibile come alcune persone ci prendano e altre tipo me invece è un casino. Tutto mi viene difficile a me, ma com'è sta storia? Tranne, aspetta, fare il bagno nell'acqua ghiacciata. Quello, aspetta, vado a buttarmi un attimo. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia. Comunque sei d'accordo che se uno si allena 15 minuti al giorno in quasi qualunque cosa diventa senz'altro più bravo del 99% delle persone nel giro di, non so, non dico una settimana, un mese. È talmente incredibile come uno non si dedichi neanche, perché pensa che sia difficile, perché pensa che sia impossibile, perché pensa di essere un negato totale. Se tu hai la pazienza di metterti lì 10 minuti al giorno, cazzo, monti. Ma perché non l'ho fatto sin da ragazzino? Pensa alla quantità di competenze, di capacità che uno a quel punto accumula in un anno rispetto a tutti gli altri. Ma cioè è un interesse composto della conoscenza
e delle tue capacità rispetto a tutti quelli che ci sono sul mercato che non ha paragoni. E il bello è che decidiamo noi poi su che cosa dedicarci, non è che uno debba fare per forza juggling o il cubo di Rubik. Veramente incredibile quanto l'essere umano si sottovaluti, oppure l'altro problema grosso è che uno c'ha dei limiti in testa. Ci siamo messi noi, e ovviamente abbiamo tutti noi i nostri limiti, però ci sono dei limiti che veramente non c'entra niente rispetto alla realtà. Guardati il video questo qua sui nuotatori che attraversano il canale a nuoto, fanno delle robe pazzesche, a me ha colpito tantissimo un evento dove c'erano tutti questi nuotatori e dici, signori miei, altro che juggling con tre palle. Cioè, veramente una roba allucinante. Mi domando quando riuscirò a fare tipo un minuto di fila. Pam, 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 pam. Leggevo che il record di durata di juggling, Guinness World Record, è di 12 ore e passa. Non so quando fatto, non so da chi. Insomma, è un fenomeno che si è messo lì per 12 ore a fare juggling. E oggi, in questa sede, in questo posto, cercherò di batterlo. Vado. Innamorato sempre di più, perché non è una promessa, è quel che so. È lui, è record del mondo, non te mangi il record del mondo, il juggling, è lui. Basta, mi fermo, non ce la faccio più. Per 20 secondi. Erano 20 secondi? No, davvero? Cazzo, aspetta, riprovo, almeno arriva a 30 secondi. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. That's it. Il record del mondo non lo riesco a fare. Vado a spalare il carbone, va.